Oggi parleremo di Mario Draghi, il nostro presidente del Consiglio, che dopo aver già distrutto per oltre 20 anni la nostra economia italiana, ha deciso definitivamente di distruggere anche gli ultimi pilastri della nostra democrazia e della nostra Costituzione. In effetti, il nome di Mario Draghi è uno dei candidati a diventare il nuovo presidente della Repubblica, quindi il nuovo garante della nostra Costituzione. Ma molti non sanno chi è veramente Mario Draghi e a quali logiche di potere appartiene, perché la grande stampa lo dipinge sempre come il salvatore dell'economia italiana, il salvatore del nostro paese, quando in realtà non è affatto così. Mario Draghi è il figlio delle grandi banche americane e inglesi, il figlio delle grandi lobby economiche e finanziarie del nostro paese, dell'Europa e del mondo, e ha sempre fatto gli interessi di questi gruppi di potere. Parliamo di un personaggio che come presidente del Consiglio, di fronte ad una crisi pandemica dilagante, a una povertà del 42% al sud, a un disagio sociale, a una disoccupazione che tocca livelli mai toccati prima d'ora, di fronte all'aumento dei suicidi, alle migliaia di giovani che muoiono per la droga, per strada, ha stanziato 25 miliardi di euro per armamenti militari e nucleari al servizio della NATO, al servizio degli Stati Uniti d'America. Parliamo di un personaggio che come presidente del Consiglio e come esperto dell'economia non ha mai parlato dei fatturati sommersi delle mafie all'interno del nostro prodotto interno lordo e di come il denaro sporco delle mafie sostiene la nostra economia italiana e non ha mai inserito né parlato della lotta alla mafia come punto della sua agenda politica. Parliamo di un personaggio che nell'ultimo anno ha rinnovato le concessioni alle multinazionali petrolifere italiane ed ha finanziato militarmente la difesa delle piattaforme petrolifere italiane in Libia e in altri territori del Medio Oriente. Parliamo di un personaggio che quindi in ogni ambito politico ed istituzionale che lui ha ricoperto nel tempo, sia a livello europeo, sia a livello italiano, che a livello internazionale, ha sempre fatto e ha sempre applicato la democrazia dei mercati, la democrazia delle banche, della finanza, che non è la democrazia del popolo. Sempre in contrasto con la nostra Costituzione, con i diritti garantiti nella nostra Costituzione, che invece rispecchiano un modello economico, politico e sociale che è fondato sull'armonia, sulla cooperazione e sulla pace tra le nazioni. Noi non vogliamo le lobby, le multinazionali, la finanza all'interno del nostro Parlamento né all'interno del nostro Quirinale, non vogliamo un loro servo all'interno delle nostre aule parlamentari, perché questa gente non ci rappresenta. Noi vogliamo una persona che sia eticamente ispirata a quei valori a cui è ispirata la nostra Costituzione e che faccia veramente e ad ogni costo, a costo della sua propria vita, gli interessi del popolo, gli interessi di tutti i cittadini e di tutte le cittadine italiane e anche degli stranieri.